Anche il 2023 lo apriamo con la significativa giornata per la pace. Il primo giorno dell'anno verrà dedicato a questo tema del ripartire insieme, perché nessuno si salva da solo. L'esperienza del dopo Covid ha messo in evidenza molte fragilità, tanti rallentamenti e soprattutto ha evidenziato il bisogno di un'alleanza che ci aiuta a entrare nella sfida della storia con la forza e l'energia che attingiamo gli uni dagli altri. La crisi pandemica, affiancata anche alla crisi geopolitica, prova irrimediabilmente le nostre famiglie, i nostri giovani, le nostre società. Abbiamo bisogno di riscoprire il valore altissimo della pace, che non è un semplice accordo tra gli stati e non è neanche l'assenza di una guerra. La pace è una cultura di rispetto, è l'elaborazione di un concetto della famiglia umana, il sentirsi fratelli tutti, alla ricerca di quei grandi ideali umani, cristiani, etici, che fanno di ciascuno di noi un artigiano di pace. E in questo primo giorno dell'anno, la giornata della pace si coniuga con la celebrazione della solennità liturgica di Maria Santissima, la Madre di Dio. A lei, Madre Regina della Pace, vogliamo affidare il mondo intero, le famiglie della nostra diocesi, i nostri giovani, la nostra nazione, le nostre comunità, consapevoli che solo uno sforzo sovrumano di impegno e di cristiana laboriosità potrà costruire la pace. Auguri di buon anno a tutti.